avuto l'opportunità in un'amministrazione 5 Stelle, quella di Cattolica, di parlare della prima ricerca predittiva su come evolverà il lavoro da qui al prossimo Abbiamo decennio. Fatto io e Tiziana Ciprini in qualità di portavoce 5 Stelle alla Camera, che abbiamo, diciamo, promosso questo studio, abbiamo seguito tutti i seminari e l'abbiamo fatto anche con Roberto Cingolani, che è il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Abbiamo parlato quindi di tecnologia, ovviamente, abbiamo parlato di globalizzazione, abbiamo parlato di diseguaglianza sociale, abbiamo parlato di orario di lavoro, come questi dovranno essere per forza di cose rimodulati in futuro, e l'abbiamo fatto poi con un metodo di carattere scientifico, nel senso che lo studio è partito grazie al fatto che 11 esperti che non erano a conoscenza del committente di questa ricerca hanno dato il loro contributo, ognuno esperto nella propria materia, che vanno nelle materie di sociologia, antropologia, psicologia, organizzazione del lavoro e quant'altro. Questa è stata una grande occasione appunto per parlarne ad un pubblico e avere un dibattito che è stato anche interessante. Quali saranno le professioni del futuro? Allora, è probabile che andremo a fare dei lavori che adesso nemmeno esistono, molti dei quali legati proprio all'alta tecnologia. E le professioni del futuro probabilmente avranno a che fare con la robotica, con l'automazione. Potremmo avere non solo progettisti di robot, ma anche gli addestratori di robot, coloro che insegnano robot a interagire con l'essere umano. E ancora i memory manager. Stiamo andando dal punto di vista globale verso un invecchiamento sempre più attivo, quindi sta aumentando l'età delle persone che arrivano in tarda età, in buona salute, che avranno bisogno di mantenersi in allenamento con la memoria. Quindi ci sarà uno sviluppo di tutto il terzo settore avanzato legato all'assistenza alla persona, creatori di universi virtuali con i cloud manager e ancora gli agricoltori, ma non nel senso classico che pensiamo, gli agricoltori urbani, coloro che si dedicano cioè all'agricoltura verticale fatta non più sui campi ma ad esempio sui palazzi. Tra i primi mestieri che scompariranno saranno quelli a contenuto ripetitivo sia di carattere manuale che intellettuali, come centralinisti, postini, autisti, giornalisti della carta stampata, operai non specializzati. Beh, ci aspetta una grande sfida con nuovi mestieri che emergeranno in un futuro dove i lavori pesanti, usuranti, saranno svolti dalle macchine, liberando l'essere umano dalla fatica del lavoro, e quindi saranno sempre più in espansione i lavori di tipo creativo. Abbiamo fatto una lunga discussione sull'impatto che può avere la robotica e l'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. È chiaro che io sono molto sensibile a questo tema perché il nostro istituto sviluppa moltissimo robot, intelligenza artificiale, e da molti mesi ormai ci confrontiamo con intellettuali, umanisti, forze politiche, perché è importante che intorno a questi problemi si crea una coscienza di tipo sociale. Sono tematiche estremamente importanti per il futuro e bisogna comunicarle e condividerle con tutti, ovviamente con quelli che si occupano di giurisprudenza, con quelli che fanno le leggi, con le aziende e con la politica tutta, perché chiunque si troverà a governare in futuro dovrà aver presente che queste sono tematiche che devono essere affrontate bene. Stasera abbiamo parlato di questo lavoro fatto dal gruppo del professor De Masi, che ha analizzato fra le varie cose anche l'impatto dell'automazione sul lavoro, e mi pare un lavoro molto approfondito. Io l'ho letto con molto piacere, mi è piaciuto molto. Molte delle conclusioni sono in linea con quelle che noi come istituto tecnologico abbiamo raggiunto, altre meritano approfondimenti e si è parlato tra l'altro di alcuni di questi possibili approfondimenti. È una tappa delle tante che stiamo facendo, mi sembra sia andata molto bene, il pubblico mi è sembrato che quantomeno non si sia annoiato, e mi sembra anche questo un buon risultato.